Bella ragazzi, Dramani per noi, Fido Canegranas. E sì, abbiamo rotto i timpani, non me ne frega un cazzo. Molti timpani. Ok, non me ne frega un cazzo. Ok, qui è chiaro il concetto. E molti diranno, sì, hai rotto i timpani, ma hai rotto anche il cazzo. E io continuerò a dire, non me ne frega un cazzo. Allora, vedete questa? Questa qua. Questo è il mio cazzo. No, questa è la pastiglia del cazzo. Vedete questo? Questo è il cazzo. Sì. Vedete questo? Questo è il cazzo che me ne frega. Esatto. La pastiglia poco. Oppure, vedete questo? Questo è il cazzo di tardi. Certo. Comunque, niente, oggi siamo qui sulla challenge. Sì. E quanto tempo facciamo la challenge? Sì. Questa challenge di oggi comunque consisterà. Questa camicia, io vorrei dire, è troppo figa. Infatti, ringrazio mia madre. Cioè, l'unica cosa un po' ambigua di sta camicia è che c'ha ste cose azzurre che non c'entrano. Sì, ma una minchia. Non lo so. Io penso che è una camicia vecchia che ci ha aggiunto ste cose. No, però c'è sta il cappuccio. Vabbè, comunque adesso zitto, possiamo andare. Sta il cappuccio, posso fare il coatto con la camicia, capito? Vabbè, è figo un culo. Basta. Però è scomodo perché è stretto. Allora, vabbè, zitto. Non ci serve un cazzo. Oggi siamo tornati con una challenge incredibile, fantastica, dove Daryl farà vedere quanto si mostra ridicolo davanti a voi mentre canticchia le canzoni. No, in realtà dobbiamo fare tutte e due. Cioè, faremo una canzone per Perù. Si chiama Humming Channel. Perché sta proprio su. Seguitelo, è un canale molto famoso e finalmente importante. Siamo andati in televisione e ci hanno dato un botto di soldi. Comunque si chiama Humming Challenge. E questa challenge consisterà nel fare le canzoni però così, tipo, esattamente quando canticchia dentro i voi, tipo fate. Perché humming vuol dire? Humming vuol dire un voleva di borbottà, tipo. Sì, vabbè, comunque se, vuol dire questo, insomma. E l'altro dovrà. Quindi l'altro dovrà. Indovinare la canzone. L'altro dovrà indovinare la canzone che l'altro fa così. Quindi, e lui si fomenta, Quindi è questa la cosa bella. No, vabbè, io non mi fomento, però non so neanche che canzone cantare, quindi adesso parti te. Ok, io già ce l'ho pronta. Vai. Vai. Capito qual è quella da Avril Lavigne, però sì. Hey, I don't want your girlfriend. Bravo. Volevo troppo farlo, perché bello è che io sono Burnout Paradise. Mentre gli stavo con la canzone io facevo e giocavo. Beh, troppo. Ma avete sentito la versione italiana, raga, che è qualcosa di orrendo. Io questa che purtroppo mi è entrata nel no, la tua ragazza. Si è andato a sentire la canzone italiana. Una nuova di questa, della canzone italiana di Dario Lavigne, che fa Ehi, io sono la tua ragazza. Prova una non è un segreto. Adesso mi fa tagliare ogni volta. Vabbè, adesso dai. Tocca a me. Questa sì. Purtroppo, raga, mi è entrata a mente e fa così. Ah, sorry. Infatti, vabbè, sorry di Justin Bieber. Esatto, mi veniva troppo. Mi è entrato per colpa del chef perché ha fatto la cover. Ma che figa, tra l'altro, molto figa, passatela a vedere. E però non mi ricordo come faceva la canzone. Io voglio comprare CD di Justin Bieber, pare brutto, però sono fighe le canzoni. Ok, vai, tocca a te. Mi è venuto in mente la canzone che però te non conosci. Poi c'è stato un pezzo. Ma che è MacGyver? È la sigla di MacGyver. No. E i team. No. Cioè, me l'hai idea della sigla dei quasi anni 70. Senti, fa. Che è il pezzo che sarebbe l'intro. Porca. E fa sempre più forte. Ma che è Inception. E poi no, e poi fa. Che calcola ogni fottuta volta che finisce sto mese. Ma io ho visto sto film. No, ogni fottuta, non è un film, è una canzone. E ogni fottuta volta che finisce sto mese la gente fa le battute dicendo ricordatevi di sveglia la Befana. No, Gesù Cristo. Ma che cazzo che cazzo ne so, sto mese. È una canzone, ci sta all'interno del titolo della canzone, c'è un mese. Ah, di sveglia. Ma che è sveglia da primavera, Sara, sveglia. Che cazzo vuol dire, ma che è? Però ho capito qual è. Cioè, ma è in inglese? È inglese. Adele? No. Kesha? Che a fine di sto mese ogni volta. Di quale mese? Dimmi il mese. No, perché sennò è troppo facile. Aprile? No, aprile. No, più giù. Alla fine di sto mese. November. Più prima. August. So. Dopo September. September. Slip. Fine September. Wake me up when September ends. Non la conosco. No. Non la conosco. No. Io. Ah. Non la conosco. La famosissima. Non la... Ma cioè, oddio. Vabbè, no, non mi ricordo qual è. Che dico, ogni volta era il primo ottobre, tutti i simpaticoni scrivono, oh, ricordate di sveglia i Green Day. Deficienti, però ho messo un po' su Facebook di questo gioco. No, vabbè, no. Perché te non sei i Green Day. Comunque, vai, tocca a te. Ti ho detto che era difficile, non mi è mai venuto in mente tutto. Mm-mm-mm-mm.
Quella risata ci sta. Sì. Oddio, aspetta. Cioè, era sulla canzone di Stefano Giova, Made in Retroserver, te la ricordi? Now you're gone. Non era quella di Bassante. Sì, oddio. Porco due, ma I go. And away we be past before. Che poi aspetta, come si chiamava in realtà la canzone? Sai che non so come si chiamava. Però Now you're gone, però in realtà la versione svedese era quella più figa. Ok, è una vera araba, porco due. No, è che No. L'hanno rifatte tutte in inglese. Ok. È facile. È facilissimo. Hello. No, aspetta, voglio risentire perché non ho capito bene. Aspetta. Come ricomincia? Mamma mia. Ma perché sto, cioè, stecchi poco quella riga? Perché fa di No, lo dice acuto. Capito? È così. Vabbè. Non so, che non mi ricordo come si chiama la canzone, però. We will rock you. We will rock you. Sì, ah, ok, ma vabbè, comunque non è questo. Lo so, però c'è un altro. Che cazzo è? Non ho idea di cosa tu stia cantando, te lo giuro. Ma che è Star Wars? No, no, corretto. No, infatti no. Sì. Che c'è? Non ho idea, guarda. Momenti di gloria. Per lì, ta. Ma vaffanculo, ma tu mi devi dire una canzone, ta, no? Ta, ma non ho in film. È troppo bella. Ma sti cazzi, ma che vuol dire? Ma dimmi una canzone. Dai, che bella, su. Ho capito, ma io non posso andare a pensare alla colonna sonora in film. Ma l'avevi pure capita, sei pure a cantare, dai. Ho capito, ma non mi viene in mente la colonna sonora. Beh, dimmi che avevi capito quella. Vabbè, sciarla. Comunque, no, tocca a me. Sì, ok. L'hai appena detto il titolo? Ah, scialla! Non riuscivo a capire! Ah, ho capito, detto? Bravo! Fatto. Detto? Fatto! Questo era difficile da fare, però. Mettiamo perché... nell'atto città! Vengo di San Giorgio nell'atto città! Sì. Città! 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 Yeah! Città! Yeah! Città! Città! Yeah. Vai! Posso? Allora, poi lascio io. Cheerleader. No, e non ci ho in mente quella, mi spiace. È un altro. Il cheerleader di sì, ovvio. Però c'è un'altra versione. Che cazzo ne so io? Cioè, io quella conosco. Cagne. Noi vogliamo soltanto le più cagne. Mai sentito? Il pane e lasagne. Ma che cazzo l'ha sentita? No, ma come? Non la conosci? No, non l'ho mai sentita in vita mia. Max Felicitas. Tu ti senti sto coglione. Non è una figa. Ma è un coglione. My nigga, di chi era la canzone? Riccio Mi Quan e... My nigga. Cazzo, ma probabilmente... No, ecco. Dio è quello. È un genio, ragazzi, è un genio. Io sto qua. Devo andare a giocare sulla banda, sì. Allora, questa era l'ultima canzone di oggi. Fantastica canzone, mi raccomando, ascoltate. L'ho indovinata, ovviamente, con poco tempo. Sì. Cioè, tanto che inizio che era... E l'ho indovinata. Comunque, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciamo 5, 10, ma anche 20.000 like, come sempre. E noi ci becchiamo al prossimo video. E niente, se vi è piaciuto facciamo un secondo episodio, quindi scrivetecelo qui sotto. E...
bella.